Ma ti dico la verità, subito un po' di paura, paura no, però un po' di timore perché mia moglie era a casa da sola con i due bambini. Continuavano queste notizie che chiudevano, hanno chiuso prima la Lombardia, non si sapeva se facevano entrare, chi era fuori, quindi c'è stato un po' di timore, ecco. Poi c'era tanta anche confusione in Italia, non si capiva bene cosa succedeva e noi eravamo all'estero, sembrava chiudessero le frontiere, quindi c'era un po' di agitazione. Non nego che comunque dover affrontare una corsa con la situazione che c'era era un po' comunque tendeva a distrarti un po', anche se comunque quando sono sulla bici e parte la gara, cioè io penso a quello, riesco a scindere le cose comunque quando è ora che devo correre, ecco. Però quando scendevo dalla bici il pensiero c'era a casa, questo non lo nego. La voglia di correre c'era perché comunque volevamo far bene, le prime due corse non erano andate benissimo e quindi volevamo metterci alla prova. Però vedevamo che la situazione peggiorava in Italia, quindi c'era anche voglia di tornare, però abbiamo detto dobbiamo stare qua altri 3 giorni e basta, si fanno le corse e si vola a casa, insomma, non era da dire c'era da star via 2 settimane, quindi era comunque una cosa abbastanza breve, però insomma c'era anche voglia di tornare a casa. Diciamo che adesso con la situazione che non si sa quando ripartiranno le corse, stiamo affrontando la stagione, diciamo, come se fosse un nuovo inverno. Quindi abbiamo rallentato con gli allenamenti, si torna a fare tanta palestra, per rinforzare, magari per tornare a mettere sul tono muscolare che se magari si è perso, perché si perde comunque, quando stai via tanto. Sono stato un mese tra San Ritiro in Spagna, Argentina, Colombia, quindi lavori di core stability per dire addominali, insomma era stato un po' tralasciata questa cosa. E adesso diciamo che torniamo a curare questo aspetto qua della preparazione. Non vado più su strada, faccio i rulli, che adesso comunque avendo il nostro sponsor, noi abbiamo Elite, dove io ho acquistato comunque un rullo di ultima generazione, riesci a allenarti bene perché simula le salite. Ho messo una traccia che avevo fatto in Croazia perché non conoscendo le strade con Strava facevo il GPX, l'ho inserito e allora mi è venuto in mente col Garmin, l'ho inserito collegando i rulli, praticamente mi ha rifatto la stessa strada che avevo fatto là, quindi è stato anche bello, riesci a far salita, riesci a fare, insomma, ti passa molto di più rispetto magari 20 anni fa che c'era il rullo libero e stavi lì così, che era molto noioso. Quindi diciamo che passa di più, ecco, diciamo questo. Non sarà mai come andare su strada, però riusciamo comunque a fare dei bei lavori con i rulli che ci sono adesso. Beh, non nego che a me piacerebbe fare la Parigi-Roubaix, non l'ho mai fatto. Anche se ha detto, cioè, tutti quelli che l'hanno fatta mi hanno detto che è massacrante, quindi però sarebbe una corsa che mi piacerebbe fare. E è chiaro che, ripeto, la mia corsa da quando ero bambino che sognavo di partecipare oltre che Giro d'Italia era la Milano-Sanremo. Per fortuna ho avuto la fortuna di farne 4, quindi insomma non mi posso neanche lamentare. In termini di fatica, giro 2017, quando siamo partiti da Bergamo, abbiamo fatto Mortirolo e 2 volte lo Stelvio. Quella lì non me la scorderò mai, quella tappa lì. Siamo arrivati quasi dopo 8 ore di bici, a 5.600 di dislivello, se non sbaglio, 5.400, roba come 210 km, 220. È stata una roba. Diciamo che quella non me la scorderò mai, quella tappa lì. Penso sia stata una delle tappe più. Mamma mia. Però bellissima, dura ma bella. Ma diciamo che come mancarmi di più, vabbè, l'allenamento su strada per quanto riguarda la bici e per quanto riguarda, diciamo, il cuore, non vedere i miei genitori, perché comunque sono a 6 km ma non posso andarci, perché addirittura cambia regione, comune, tutto.
è la cosa un po' più dura, oltre che vabbè, dovevo allenarmi sui ruli, cioè mi manca uscire su strada e tutto quanto. E diciamo che quello è il sacrificio più grosso, ecco. Però dall'altra parte l'unica cosa positiva che c'è in questa, diciamo, in questo disastro, in questo periodo storico attraversando, è che comunque mi sto godendo la famiglia, perché essendo cittadini del mondo siamo sempre in giro, così non sono mai stato così a casa, ecco. Beh, io dico che comunque è una buona idea, perché ridai le possibilità alle squadre, soprattutto la visibilità, le corse, poter far bene, cioè è chiaro che non sarà facile, perché sarà un calendario, tanto bisogna capire quando si parte. Quindi bisognerà incastrare le corse, tante corse si sovrapporranno, tante classiche, magari ci saranno delle classiche che ci sono durante il Giro d'Italia, delle classiche che ci saranno durante il Tour, purtroppo la Vuelta, purtroppo lì sarà molto molto difficile mettere giù il calendario. Sicuramente le corse non mancheranno, quello sono sicuro, perché ci sarà una concentrazione che invece di essere su 9 mesi, 10 mesi, è su 3-4, quindi sarà tutto un po', diciamo, un concentrato di corsa diventerà. Io l'unico messaggio che posso dire, soprattutto magari anche amatori così, di stare a casa, portare pazienza. È un momento difficile per tutti quanti, perché chi per la famiglia, chi per il lavoro, e stare in casa è dura, ci sono comunque delle belle giornate. Però pensiamo a come l'hanno affrontato in Cina, che comunque là ci sono saltati fuori in 2 mesi. Noi comunque ci danno la possibilità di girare ancora, là invece c'era l'esercito, da subito li hanno confinati, quindi non dobbiamo approfittarci di questa libertà che ci danno, non dobbiamo neanche fregarcene e abusarne, perché sennò non ci si salta più fuori, cioè fra 4 mesi siamo ancora da capo, quindi bisogna portare pazienza, tutti si soffre, tutti insieme, ma almeno ci si salta fuori subito, cioè subito, nel minor tempo possibile.